E dunque, chi ha vinto ieri sera il dibattito televisivo tra i tre magnifici cinque, o meglio, tra i tre moschettieri, perché alla fine poi abbiamo visto come Laura Cuppato e Tabacci siano riusciti a scomparire, a finire nell'ombra, grazie al loro stesso contributo. Chi ha vinto davvero? Ha vinto Matteo Renzi perché è l'unico che sa utilizzare il format del dibattito televisivo, è l'unico che sa parlare di fronte a una telecamera, riuscendo anche a riscaldare, a emozionare in qualche modo le persone che lo ascoltano. Ha vinto Matteo Renzi perché ha sorriso, perché si è fatto capire, perché è stato chiaro e perché, tranne alcuni passaggi in cui ha fatto degli scivoloni importanti, come sulle adozioni, come sul matrimonio omosessuale e come in particolare sulla Fiat, dove in quei casi, quando tu ammetti di aver sbagliato, non puoi sorridere troppo, ma devi essere serio e convincente. Ha vinto Renzi perché la sua proposta, a prescindere dalla sua qualità, è quella che è risultata più chiara di tutte. Bersani e Vendola, ovvero i due veri competitor di Renzi, sono andati meno bene. Bersani perché il suo ruolo, e lui l'ha scelto dall'inizio della campagna elettorale, è quello di essere una persona rassicurante, per l'appunto, sobria, calma, misurata, ma il rischio è che spesso alla fine poi questa strategia comunicativa lo trasformi in un candidato un po' grigio, candidato che si rivolge, come appunto anche si capisce dalla citazione che ha fatto per raffigurare il suo pantheon democratico, che si rivolge più che a degli elettori a dei fedeli, a delle persone che lo ascoltano, che lo conoscono e che lui deve rassicurare. Quindi Bersani credo che abbia spostato pochissimi voti, ha certamente rassicurato le persone che già lo votavano, ma non ha mosso più di tanto. Michi Vendola invece come è andato? Vendola è l'altra persona che insieme con Renzi riesce a intercettare meglio l'umore delle persone che lo ascoltano. Ha emozionato, si è emozionato, era anche molto sudato, era anche provato, divertito dal confronto, ma credo che anche lui non abbia spostato alcun tipo di voto, anzi in alcune circostanze è sembrato un po' goffo, un po' poco sicuro e anche un po' troppo, in qualche senso, diciamo, un po' demagogico. La vera notizia della serata è che è la frase che a un certo punto Matteo Renzi ha detto a metà del dibattito, quando, parlando del noioso tema delle alleanze, se ne è uscito dicendo: caro Pierluigi, cari amici miei, io non intendo andare alleato con l'UDC di Pier Ferdinando Casini. È una mossa, diciamo, che fa ricordare un po' la vecchia vocazione maggioritaria di Walter Veltroni. Ricorderete che nel 2008 Veltroni, quando si presentò come Presidente del Consiglio, disse chiaramente: io vado da solo, anche se poi andò con Di Pietro. Questa mossa cosa significa? Significa che Renzi cerca di far rivivere in qualche modo il vecchio spirito del Lingotto, quello appunto originario del Partito Democratico, ma in particolar modo significa lanciare un messaggio, il solito messaggio che Renzi vuole lanciare a Bersani. Il messaggio è questo: caro Bersani, come il PD da solo e alleato casomai con Vendola può arrivare al 40%, e non ho bisogno di giocare con l'algebra, ho bisogno semplicemente di conquistare gli elettori. Poi la verità è che ovviamente Renzi ha buon gioco a dire che non si allea con Casini, dato che Casini ha detto che si allea con qualcuno soltanto dopo le elezioni, ma questo è un dettaglio.